ricordiamo lo Xiaomi Mi 5 da 64 byte, 4 gigabit, venduto da Gearbest. Perché sto facendo la recensione di questo telefonino, che tra l'altro non ho a disposizione, ma che comunque conosco veramente molto molto bene, perché questo telefonino è veramente una bomba. Intanto partiamo dal design e guardiamo qualche foto. Fatto veramente bene, in bianco, veramente elegante, veramente pulito. Tra l'altro monta un quad core, un Snapdragon 820 a 64 bit che ci consente caratteristiche hardware veramente legate, in più con 3 GB di RAM a disposizione per il multitasking, e che è veramente una gran figata. Abbiamo il sensore di impronte digitali, abbiamo una fotocamera con sensore Sony da ben 16 megapixel nel lato anteriore, mentre nel posteriore ne abbiamo solo una da pochino, 4 megapixel. Abbiamo poi il connettore di tipo C, per un USB veloce, abbiamo la tecnologia NFC, abbiamo il Bluetooth 4.2, il GPS, il GLONASS, perché il vetro è veramente un vetro resistente, è una versione internazionale, quindi troveremo anche la lingua italiana. Abbiamo a disposizione Android V6 e guardate, veramente è veramente un bel telefono ad un prezzo veramente esiguo. Dubito che lo troveremo negli store a questo prezzo. È difficile trovare un telefono con queste caratteristiche comunque sia di un'azienda, la Xiaomi, che ormai è comunque sia risaputa per i suoi prodotti sempre di qualità. A solamente 215 euro avere un prodotto con le caratteristiche tecniche hardware, con un'estetica di questo genere, che addirittura qui viene paragonata al MacBook, penso sia veramente difficile. Come potete vedere, abbiamo, secondo me, ancora cosa che vale la pena tenere: il connettore delle jack, la porta di tipo OC, e fatto veramente bene. Posteriormente troviamo un vetro, questo è quello che vi arriverà a casa, queste tutte le lingue a disposizione. Insomma, un telefono veramente veramente valido ad un prezzo di soli 215 euro nell'offerta lampo di Gearbest, che scaderà fra 5 giorni. Quindi, se siete interessati a comprare un nuovo telefono, volete comprare un nuovo telefono di qualità, di sostanza, che vale veramente la pena, perché ripeto, abbiamo 3 GB di RAM, lo Snapdragon 820 a 64 bit, un quad core, il sensore di impronte digitale 16 megapixel, un sensore della Sony per la macchina fotografica, un vetro full HD, quindi ci godiamoci un vero vetro full HD, un display full HD a 1920x1080, forse un po' pochi 428 ppi, ma ci consentono comunque una qualità dell'immagine veramente 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 buona. Niente, volevo provare questo nuovo tipo di recensione, una recensione, possiamo dire, on the web, direttamente sul web, dove io magari parlerò di prodotti che conosco veramente bene, che però non ho a disposizione, infatti a me nessuno me li manda. Però magari potrebbe essere una cosa carina, e voi comunque sia sui prodotti che io recensirò potrete farmi qualsiasi domanda, perché sono prodotti che conosco veramente veramente bene. Ci tengo tantissimo a ringraziare che sono a 101 visite. Io ringrazio tutti, perché se non fosse per chi ha guardato i video, chi mi ha criticato, chi mi ha fatto i complimenti, chiunque, chi non si è iscritto e chi si è iscritto, io devo ringraziare tutti, perché non sarei mai arrivato a questo traguardo, che per me è un traguardo fondamentale, e sono veramente contento, e quindi ci tengo veramente a ringraziare tutti. Vi è piaciuta la recensione di questo Xiaomi Mi 5? Fatemelo sapere, secondo me vale veramente l'acquisto, e questa è la cosa alla fine fondamentale, perché ci troviamo un prodotto di qualità, un prodotto in garanzia di 2 anni, con la possibilità di pagare tranquillamente con PayPal, che questa è veramente una gran figata. PayPal, come sapete, è il sistema più sicuro al mondo che c'è. Se il prodotto vi arriva danneggiato, anche perché magari lo spedizionale l'ha scassato perché non sapeva quel che fare, vi ridanno i soldi, e questo è veramente veramente è veramente buono. Niente, andate su Gearbest, guardatevi questo prodotto, lo Xiaomi Mi 5, nelle offerte lampo, come potete vedere qua, e godetevi veramente questo telefono, che è veramente bello. Sfogliamo per qualche secondo le foto. Questo è il telefono che, se decidete di acquistare, vi arriverà a casa, e secondo me, vi ripeto, per 215 euro neanche in un superstore lo troverete. Ciao a tutti, ci vediamo con il prossimo video.